Oggi vi presentiamo i ravioli verdi, i 5 crostacei, pomodorino fresco e basilico. È una pasta all'uovo colorata con degli spinaci, vengono solo scottati, poi ci mettiamo l'uovo insieme alla pasta, un po' di olio, un po' di sale. Abbiamo utilizzato 3 tipi di gambero: il gambero rosso siciliano, il gamberone, la mazzancolla, l'astice e lo scampo. Mazzancolla, gamberone e l'astice vengono utilizzati per il ripieno, composto per un 50% dai crostacei che vengono cotti precedentemente, uniti a una besciamella molto leggera, quindi con pochissimo burro, latte, maizena, giusto per evitare l'utilizzo di farina. Andiamo a girare. Il raviolo viene fatto a forma di plin e abbiamo unito piemontese alla mediterraneità di quest'Italia fantastica. Vado solo a schiacciare, in questo modo si forma il classico pizzicotto. Da schiacciare bene, essendo un ripieno morbido, dobbiamo fare in modo che questa pasta non si apra in cottura. Togliamo la pasta in eccesso, accompagniamo sempre col pollice, taglio, deve essere molto precisi. Adesso andiamo a preparare il condimento: olio extravergine, pomodoro da terino privato della pelle, tagliato a cubetti, cotto in pentola con olio extravergine e un po' di basilico. Con tutti i gusci dei crostacei abbiamo fatto questa bisque. Si fanno tostare le ossa, si aggiungono le verdure, il basilico, il prezzemolo, si bagna col vino bianco, poi una volta che hanno rosolato bene si aggiunge l'acqua. Noi aggiungiamo anche il ghiaccio che raffredda e chiarifica il sugo, fa bloccare la cottura per evitare che sappia di bruciato. Questo è olio al basilico, abbiamo estratto il succo del basilico tramite una centrifuga che lavora lentamente. Aggiungiamo solo olio, un po' di sale e frullandolo l'olio diventa leggermente denso. È solo olio e puro succo di basilico. Qui abbiamo scampo e gambero rosso che andiamo a mettere a crudo e poi li mettiamo una manciatina di prezzemolino, piccolissimo. Teniamo a freddo. Adesso andiamo a cuocere i ravioli. Acqua salata, bollente, un minuto e mezzo al massimo. Una bella forma, non si sono rotti. E adesso andiamo a terminare la cottura. I crostacei cuociano e che si lega un po' tutto il sughetto insieme. Facciamo una piccola decorazione, una spirale. Abbiamo una crema di nero di seppia, poi andiamo a mettere i ravioli nel centro, cercando magari di lasciare per ultimo un po' tutto il ragù. E voilà, piatto è servito. E adesso lo assaggiamo.